Ma io ti sono sei nato ritirato? quando era questa generazione famosa dall'ex Jugoslavia dove hanno giocato Dražen Petrović, Toni Kukoč, Dino Radja. In Croazia in questo momento pallacanestro era, possiamo dire, lo sport numero uno, quindi anch'io sono cresciuto guardando loro e per me sono sicuramente giocatori più importanti. Perché io sono iniziato a giocare. Sicuramente Toni Kukoč, Dino Radja, ma anche ci sono tanti tipo Arjan Komasec, anche giocatori serbi, ma anche i miei paesini non vogliono sentire questi, ma anche noi, anche loro hanno giocatori veramente forti tipo Predrag Danilovic, Saša Đorđević. Dal punto di vista dello sport sicuramente che siamo ancora insieme, saremo sicuramente in ogni sport tra più forti nel mondo. Avevo 6 anni, sono sicuramente stati giorni difficili per tutti perché sappiamo tutti bene che la guerra non è mai bella, quindi sicuramente meglio dimenticare questo. Io prima di arrivare a Treviso ho giocato 5 anni come professionista per squadra Spalato, questo ex Jugoplastica, e poi sono andato a giocare 2 anni per Zara. Sì, sono arrivato a Treviso, era un'esperienza molto positiva, ho visto una società molto famosa e questo anno abbiamo fatto un buon risultato, abbiamo avuto una squadra, un mix da giovani e vecchi, quindi abbiamo giocato semifinale del campionato e anche abbiamo aggiunto Final Four di Eurocup. Poi sono andato a Cremona, sicuramente per me posso dire il momento più importante della mia carriera perché con l'allenatore Luigi Gresta lui mi ha dato una libertà dove potevo dimostrare tutto il mio talento. Ero in Venezia 5 anni. Dove ho fatto quasi tutto e dove soprattutto il mio sogno è divento realtà, dove ho vinto Scudetto è una cosa perché noi tutti giochiamo e per me questo era il momento più importante della mia carriera. Ogni partita era una storia per sé, quindi sicuramente una cosa che mi resta come una cosa positiva è che quando mi ricordo di questo sempre sarò contento. Ho visto Trieste come un progetto ambizioso, una squadra nuova in Serie A, ma una società con una storia famosa, quindi per me questa era una cosa interessante, volevo provare dare qui il mio massimo e provare a fare bene anche qua.